Benvenuti a tutti, questa volta parliamo di materiali e abbiamo già visto come applicare materiale al nostro modello. E il metodo più semplice è o trascinarlo direttamente, selezioniamo con il nostro tasto sinistro del mouse, lo selezioniamo e lo portiamo sul nostro modello, in questo modo qua, oppure, torno indietro, possiamo cliccarlo semplicemente qui dai nostri materiali, clicchiamo una volta, vedete, si applica direttamente sull'oggetto selezionato. In questo caso ho un modello di base, che è la forma di base, che è questa sfera, e poi ho inserito anche qui di fianco una lattina che invece è un modello standard. Quando noi andiamo a applicare qui il nostro materiale, sia sul modello standard che quello di base, qui vedete si apre in questo caso la nostra sfera e ci viene indicato che abbiamo inserito un materiale, ci dà anche il nome, vedete, tela di plastica. Se selezioniamo il nostro materiale, possiamo premere Backspace e lo andiamo a eliminare. La stessa cosa, guardate, adesso applichiamo sempre ancora il nostro materiale. Adesso magari selezioniamo invece qui la nostra lattina, poi ci riposizioniamo ancora sulla sfera, però vedete, clicchiamo due volte questa volta ed ecco che si apre direttamente il nostro livello del materiale. Premiamo ancora Delete e cancelliamo. Sempre nella nostra forma di base, se noi andiamo sempre a inserire un materiale come prima, e qui vedete nelle proprietà possiamo cambiare il colore di base. O clicchiamo col tasto sinistro del mouse, apriamo, poi vedete, cambiamo il colore, in questo modo, oppure possiamo anche inserire un'immagine, e questa è l'immagine che ci viene proposta per il nostro colore. Se facciamo doppio clic, apriamo l'immagine e l'apriamo in Photoshop e quindi la possiamo modificare, oppure andiamo a trascinare un'immagine direttamente qui dentro. Guardate, andiamo qui nella nostra grafica e inseriamo ad esempio questa e la trasciniamo e inseriamo dentro. Oppure vediamo anche questa qui a quadretti, eccola qua. E qui vedete possiamo naturalmente ripetere e naturalmente anche ruotare, insomma modificare quello che riguarda la nostra immagine, in questo caso della nostra sfera. Se invece andiamo qui, selezioniamo la nostra lattina, anche qui abbiamo la stessa cosa, clicchiamo due volte, vedete si apre il nostro materiale e poi possiamo cambiare anche qui il colore di base e anche quello che riguarda un'immagine trascinandola all'interno. Come abbiamo visto prima nella nostra sfera. Comunque, quando noi andiamo a inserire sempre un materiale, ad esempio sempre qui la nostra lattina, mettiamo dentro il metallo, clicchiamo sempre due volte per aprire i nostri materiali e nelle proprietà troviamo tutto quello che serve per modificarlo, partendo dalle proprietà di superficie. Se vi soffermate, vedete col mouse su ogni, per esempio sull'opacità, sulla ruvidità, eccetera, vi viene proposto questa piccola animazione con la descrizione di quello appunto che viene effettuato con l'opacità, ruvidità, metallico e bagliore. E come potete capire, troviamo proprietà differenti a seconda del materiale scelto. Molte sono comuni, come ad esempio il colore di base che abbiamo visto prima, però qui vedete possiamo cambiare direttamente il nostro colore, anche la nostra immagine, come abbiamo visto. E mentre il nostro colore di base controlla la tinta della superficie, qui abbiamo il bagliore invece che passiamo direttamente sul bagliore, sull'ultimo, il bagliore che controlla l'intensità della luce emessa dalla superficie. E può essere anche qui selezionata un'immagine in bianco e nero. E guardate, abbiamo, vedete questo più qui, clicchiamo e possiamo inserire la nostra immagine. Abbiamo detto una in bianco e nero, quindi andiamo a prendere qui la nostra immagine, mettiamo questa e la inseriamo. Proviamo anche a inserire un colore, ad esempio rosso. E notate che quando si utilizza un'immagine, le aree, in questo caso nel bagliore, le aree nere riflettono la luce, mentre le aree qui, queste bianche, emettono luce. Torno indietro, quindi premo CTRL e Z, siamo tornati con la nostra immagine di base, qui invece abbiamo l'opacità. L'opacità invece controlla la visibilità della geometria di superficie, può essere selezionata anche qui un'immagine in bianco e nero, vedete? Spostando abbiamo più o meno opacità. Anche qui se inseriamo la nostra immagine, ad esempio prendiamo questa in bianco e nero, inseriamo,
Questa volta, quando usiamo un'immagine, come notate, le aree nere sono completamente trasparenti, mentre le aree bianche sono opache. E se andiamo sempre qui nella nostra opacità, vedete adesso anche qui non possiamo più modificare niente perché abbiamo inserito un'immagine. Quindi torno indietro e poi abbiamo la ruvidità. Guardate, più o meno ruvido, vedete? Diventa molto opaco e molto ruvido e lucente. E quindi proprio la ruvidità controlla la lucentezza della geometria della superficie. E anche qui possiamo inserire un'immagine in bianco e nero. E qui vediamo la differenza. Dunque, se scegliamo, andiamo a prendere ad esempio questa, sempre, inseriamo. E qui vedete la differenza. Qui le aree nere, in questo caso, sono lucide, mentre le aree bianche sono opache. Eliminiamo la nostra immagine, vedete sempre qui, possiamo andare da Rimuovi File. E poi abbiamo il metallizzato. Questo è molto, vedete, evidente, più o meno metallizzato. Eccolo qua. E naturalmente anche qui, se andiamo a inserire un'immagine, scegliamo questa, notate che questa volta le aree nere non sono metalliche, mentre quelle bianche invece, vedete, rimangono metalliche. E le aree metalliche hanno riflessi in linea col colore di base, cioè quindi abbiamo un colore bianco e quindi hanno un riflesso di colore bianco, mentre le aree non metalliche non hanno nessunissimo riflesso. E poi abbiamo le proprietà interne, che possiamo aprire qui la semitrasparenza. Abbiamo la semitrasparenza e l'indice di rifrazione. E qui si può controllare la quantità di luce che può essere appunto che attraversa l'oggetto e funzionano tutti e due insieme. Abbiamo la semitrasparenza, eccola qua. E poi l'indice di rifrazione o meno, e più abbiamo anche la densità e il colore interno, possiamo anche cambiare il colore interno. Abbiamo poi alcuni materiali che contengono una texture, ad esempio andiamo a vedere questo, piastrella ceramica, lo inseriamo, e qui nelle proprietà, vedete, possiamo modificare tante cose, ad esempio la ripetizione delle piastrelle, oppure la rotazione. Mettiamo, ecco qua, vedete come cambia. Oppure un altro esempio, adesso tolgo via questo, inseriamo ad esempio, vediamo un po', questa qui che è una busta alimentare, e cambiamo materiale, andiamo a inserire una pelle e la andiamo a trovare, vediamo un po', ecco ad esempio questa. E anche qui, vedete, abbiamo molte impostazioni, quantità del pattern, possiamo aumentare e diminuire, pure la rotazione, 45, e tutte le altre impostazioni che naturalmente dovete provare, non posso dirvele tutte per ogni materiale. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è questa. Se noi andiamo ad aggiungere una decalcomania, quindi inseriamo questi quadretti, sempre nella nostra lattina, ecco che noi possiamo modificare, vedete, trascinare, poi allargare, alzare, fare un po' tutto quello che si può fare con la decalcomania. Però guardate, qui nelle proprietà abbiamo posizionamento, decalcomania, qui naturalmente abbiamo l'opacità, ruvidità, metallizzato, e possiamo decidere anche riempimento. Quindi se clicchiamo su riempimento, ecco che la nostra lattina viene riempita con la nostra immagine. Inoltre, noi possiamo inserire qui dalle azioni, guardate che abbiamo questo bottoncino, inserisci elemento grafico su modo. Quindi se noi clicchiamo, preleviamo una nostra immagine, infatti provo, guardate, clicco, poi scelgo questa immagine e anche qui invece di calcomania, riempimento. Quindi sperimentate e se volete mandatemi i vostri capolavori che poi li inserirò nel sito. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.